Benvenuti a un'altra puntata al passo coi tempi, siamo qui a Città Nuova negli studi di Radio Eco Sud. E questa sera avremo un tema di scottante attualità. Con me c'è nello studio Concetto ormai volto noto della trasmissione. Benvenuto Concetto. Grazie Padre, ben trovati a tutti. E anche Marino ormai volto noto, conosciute da tutti. Grazie Padre per l'invito e un caro saluto a tutti. Allora di che cosa andremo a parlare questa sera? Questa sera andremo a parlare della confessione. Beh, un po' in disuso, c'è cioè un po' la crisi della confessione, ci si confessa in pochi, ma noi andiamo controcorrente, siamo al passo coi tempi, vogliamo trattarne di questi argomenti. E come lo facciamo? Lo facciamo in modo dialogico come al solito, con domande e con delle risposte. Allora, il tema è quando confessarmi e come confessarmi. E, eh, se avrete la pazienza e la bontà di seguirci avrete anche delle sorprese questa, in questa puntata. Allora andiamo avanti con la prima domanda. Padre, iniziamo con la prima domanda appunto. Che cos'è il sacramento della confessione? Allora andiamo alla chiarezza dei termini, la chiarezza terminologica. Che cos'è la confessione? Intanto è un sacramento. Voi sapete che i sacramenti l'ha istituito Gesù Cristo, non l'ha istituito il Papa, il Vaticano e i preti. Allora noi diciamo la confessione, però sarebbe più preciso dire il sacramento della penitenza o della riconciliazione, eh, si usano questi termini. E che cos'è? E intanto si celebra, è una celebrazione. Cosa si celebra? È la celebrazione dell'amore misericordioso di Dio. Dio ha un nome che si chiama misericordia. E lì stiamo proprio a celebrare l'amore misericordioso di Dio che si dona a noi. E si dona come? Tanto il suo perdono. E perdona i nostri peccati che cosa perdona Dio? perdona i nostri errori i nostri peccati e perché lo fa per mezzo di Gesù Cristo eh, morto e risorto siamo ormai eh, nella settimana dopo Pasqua quindi ancora siamo nella festa pasquale e cantiamo l'alleluia che cosa significa la Pasqua? la risurrezione cioè la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte e il Cristo ci dà il perdono mediante il ministero della Chiesa quindi ci riconcilia con Dio e ci riconcilia con i fratelli. Questa è la, è la confessione, quella che noi chiamiamo confessione, ma si dovrebbe chiamare appunto riconciliazione. Allora, confessarsi significa che cosa? In altri termini, significa porsi in ascolto della parola di Dio e riconoscere il proprio peccato. E quindi noi ci mettiamo in ascolto di un Dio che parla al nostro cuore, alla nostra vita. Poi celebrare l'amore misericordioso di Dio Padre che diciamo rimette i nostri peccati lavandoceli con il sangue del suo figlio e allora perché celebriamo l'amore misericordioso vedete è importante capire questo non solo rimette i nostri peccati ma ci comunica la sua stessa vita divina ecco perché noi parliamo di con termine tecnico di grazia sacramentale Ecco, la grazia sacramentale significa questo, è la vita divina che viene comunicata. Quando noi parliamo di comunione, questo significa con unione, entriamo in unione con, con chi? Con Dio. Quindi Dio si comunica a noi e poi ci riconcilia con lui e ci riconcilia tra di noi, eh, tutti i fratelli, eh, ricostruendo così il nostro legame di fratellanza universale. Ecco perché Papa Francesco parla di fratelli tutti. Inoltre, accoglie, accoglie e feconda il nostro impegno personale di continua conversione. Noi siamo in cammino, la formazione è permanente, e quindi, la conversione è graduale è continua, e continua. Che è stata inaugurata dal Battesimo, già dal Battesimo, e quindi poi scandita dalle esigenze della celebrazione eucaristica. E quindi si apre il nostro cuore verso è quello che è il cielo, è verso la grazia di Dio, un cuore quindi pentito, un cuore umile che si apre al soffio dello Spirito Santo che porta verso la giustizia, porta verso la carità, la libertà, la vita e la gioia. Quindi penso di aver eh, risposto in modo, diciamo così, molto eh, semplice ma ricco di contenuti alla tua domanda. Bene, grazie. Sì. Padre, chi ha istituito il sacramento della riconciliazione? Ecco, già l'ho detto nelle prime battute: non l'ha istituito il Papa il Vaticano, l'ha istituito Gesù Cristo. Quando vi ricordo anche quando nel Vangelo potete andare a verificare, Giovanni, capitolo 20, versetto 22-23: quando la sera di Pasqua si mostrò ai Suoi Apostoli e mostrandosi che cosa disse: disse e ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Quindi chi ha istituito il sacramento l'ha istituito Gesù Cristo. Grazie. Ecco padre, perché bisogna confessarsi? È molto semplice, rispondo proprio al modo casareccio come uh, si fa con la nostra mamma, con le nostre nonne, perché mi devo confessare. Mi confesso anche io che sono prete sapete, e mi confesso ogni 15 giorni. E perché ogni cristiano dopo il battesimo commette peccati? Siccome nessuno può dire: Io sono senza peccato, e quindi, bene o male, il peccato prima o dopo, chi più che meno, eh, facciamo peccato. Quindi è bene andare dinanzi al Padre e, con il cuore pentito e umiliato e dire: 'Padre, perdonami, ho peccato'. Quindi ci si confessa perché siamo peccatori. Bene. Padre, eh, se siamo tutti peccatori, chi dice che è senza peccato, come ci si comporta? Allora, due sono le cose, siccome sapete che io sono chiaro, parlo chiaro, in modo diretto. Due sono le cose. Chi dice io non ho peccato, quante volte me lo sento dire, padre, io la mia coscienza è chiara, non, 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 non commetto peccato. Due sono le cose. O è un bugiardo, chi dice questo, perché, eh, oppure è un cieco, non vede. Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi, la verità non è in noi, questa prima lettera di Giovanni. Capitolo 1, versetto 8. Quindi non diciamo sono senza peccato, già questo è un peccato di presunzione spirituale. Peccati, peccatore e peccatrice siamo tutti. Grazie. Eh. Padre, quando si commette un peccato? Allora, si commette un peccato quando si disobbedisce a Dio, al suo amore, alla sua legge, data a noi tramite Cristo per indicarci il buon cammino verso la nostra piena felicità e la perfetta realizzazione del nostro essere, cioè eh, questo noi diciamo con te, non ho paura di nominare questo termine, la santità. Noi siamo chiamati alla santità, diventate sante come il Padre vostro che è nei cieli. Quindi siamo in un cammino di santità. E quello che è male ai tuoi occhi, Signori, io l'ho fatto, dice il Salmo 51. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Quindi, eh, quando si commette un peccato, in particolare eh, quando noi disobbediamo a Dio, al suo amore, e eh, vogliamo fare la storia eh, con i nostri mezzi, secondo le nostre vedute, in particolare si prende coscienza del proprio peccato alla luce di Cristo, e Cristo, infatti, con la Sua parola con la sua morte e resurrezione che svela pienamente all'uomo il proprio peccato e la gravità del proprio peccato. È Cristo. Ecco perché è importante, noi insistiamo sull'incontro personale con Cristo. È Lui che apre il nostro cuore, ci dà la luce necessaria per vedere i nostri limiti, i nostri errori, i nostri peccati. Ecco perché prima della Messa, noi diciamo fratelli, prima di celebrare la Santa Messa, i Santi Misteri, riconosciamo pubblicamente, noi che cosa diciamo? O molto, non poco. Peccato in che cosa? Pensieri, parole, opere, omissioni. Quindi riconosciamo pubblicamente di essere peccatori e peccatrici. Yeah. Padre, cosa intende quando dice che il peccato offende Dio? Il peccato, ecco, offende Dio, seguitemi cortesemente, non vi distraete, voi che seguite per radio, seguite da casa, offende Dio, nel senso che ferisce o distrugge l'uomo che Dio ha creato e che ama. Il peccato distrugge l'uomo. Noi siamo immagine e somiglianza di Dio. Poi, incrina o rompe il dialogo con Dio e il dialogo anche con l'uomo. Quindi, si incrina il dialogo tra Dio e l'uomo. Ecco perché, noi diciamo, si offende. E poi, rifiuta la sua parola, cioè la legge, gli insegnamenti, che è il vero bene dell'uomo. Il vero bene dell'uomo è, 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 è la parola di Dio, è il progetto di Dio, è quello che Dio che lui è santo e giusto, non può sbagliare. E quello è il vero bene nostro. E offende Dio non tanto nel suo onore, quanto nel suo amore di creatore e di padre. Soprattutto il peccato è causa della morte di Cristo, figlio deletto dal Padre. L'abbiamo fatto nel venerdì santo. Cioè perché Cristo è morto sulla croce? È morto per i nostri peccati. Ecco per quale motivo noi diciamo che eh, in che senso il peccato offende Dio. Però in questo senso, non in altro. Eh, padre, come può il peccato danneggiare chi lo commette? Il peccato danneggia il peccatore, certo, in quanto questi, rifiutando Dio e i suoi insegnamenti, rifiuta colui che è il suo sommo e unico bene, la sua piena felicità. La nostra felicità è Dio. Il nostro cuore è appagato soltanto da Dio, non viene appagato dalle mondanità, non viene appagato da, da quello che il mondo ti offre. Il cuore è sempre inquieto. Ecco perché, per esempio, noi, eh, quando ci troviamo di fronte a un San Francesco d'Assisi, che ha rifiutato tutto, ha rinnegato tutto, si è spogliato di tutto, ma era talmente felice eh, che era incontenibile nella sua felicità. Perché Dio è il nostro vero bene, l'unico vero bene è la nostra felicità. Ma quindi, padre, i peccati sono tutti uguali? Ma no, certamente. Ci mancherebbe pure che dicessimo questo. I peccati non sono mai uguali. I peccati si diversificano. E in che cosa, per esempio, si diversificano quindi eh, nella, alla gravità, alla tipologia? Dobbiamo ecco, anche qui avere le idee molto chiare. E quanto alla gravità, ci sono peccati mortali, noi diciamo, e ci sono peccati leggeri o veniali, come noi li chiamiamo, eh, non è che mettiamo sulla stessa bilancia il peccato grave dal peccato leggero, il peccato mortale dal peccato veniale. E quanto alla tipologia, ci sono diversi tipi di peccato. Eh, L'ho detto poco, anzi, quando noi andiamo a messa, che cosa diciamo? Eh, ci sono peccati di pensiero, di parole, di opere, di omissioni. Contro Dio, poi ci sono, contro il prossimo, noi stessi, contro il creato. Quindi abbiamo, eh, dobbiamo stare attenti sia alla gravità sia alla tipologia dei peccati. Ecco appunto, parlando di questo, quando si ha un peccato mortale? Eh, per fare un peccato mortale ci vogliono tre cose. Tre. Per fare, quindi, altrimenti diciamo che è peccato veniale. Ci sono tre condizioni che devono essere contemporaneamente queste tre condizioni. Primo, ci deve essere la materia grave, questo l'abbiamo imparato già nel catechismo quando eravamo ragazzi, lo ripetiamo, ci cioè vuole la materia grave, la piena avvertenza e il deliberato consenso. Quindi forse bene, facciamo una prima pausa, che ne dite? Oh. Sì, sì va sono bene. Va bene. Padre, riprendendo il discorso, eh, lei eh, poc'anzi parlava di materia grave, ma chi è che stabilisce la materia grave? Eh, noi stiamo facendo riferimento a Dio, è sempre Dio che stabilisce la gravità, non è certo il Vaticano o i preti, non siamo noi, eh, non noi o la gente, la coscienza della gente, il criterio è, è Dio, eh, che determina qual è la materia grave del peccato. Dio la indica in particolar modo... Eh, eh, parlavamo prima della trasmissione, se ricordate, i dieci comandamenti. I dieci comandamenti l'ha voluto il Signore. Quella è oggetto di materia grave. Abbiamo gli insegnamenti di Cristo, riproposti poi della Sua Chiesa. Quindi la gravità sta nei dieci comandamenti. E l'ha stabilita il Signore, non l'abbiamo stabilita gli uomini. Ecco, eh, quando si commette un peccato veniale. Quando si commette un peccato veniale. Il peccato veniale quando si tratta di materia leggera, oppure se anche c'è materia grave ma manca o la piena avvertenza o il deliberato consenso. Quindi non essendoci peccato mortale, c'è il peccato veniale. Padre, ma eh, per quanto riguarda i propri peccati, non basta chiedere perdono a, a Dio mh, per conto suo senza per forza ricorrere al sacramento della confessione? E eh no, eh no, eh no, andiamo a chiarire anche questo, perché ognuno dice io mi confesso direttamente con Dio che bisogna c'è di andare da un prete. Ognuno di noi può e deve chiedere perdono a Dio in ogni momento, questo sì. In particolare subito dopo ogni peccato mortale e prima di addormentarsi la sera, come pure all'inizio della celebrazione della Santa Messa. Ma Dio ci perdona certi peccati, cioè i peccati mortali, quando ci accostiamo pentiti al sacramento della confessione. Lo ribadisco, lo sottolineo, quando ci accostiamo pentiti al sacramento della confessione, che è stato voluto, istituito dal suo Figlio Gesù Cristo. Lo ribadisco, non l'ha istituito la Chiesa. Quindi Dio ci indica il modo attraverso il quale Egli ci concede il suo perdono. Certamente il peccato non viene perdonato se non c'è pentimento personale, questo è ovvio, bisogna essere pentiti di quello che abbiamo fatto. Ma Dio ha legato la remissione stessa dei peccati al ministero ecclesiale: quello che scioglierete sarà sciolto nei cieli, quello che legherete sarà legato nei cieli. Vi do i miei poteri, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno rimessi, quindi il Signore concede i peccati, non scavalca la Chiesa, ha dato i suoi poteri alla Chiesa, quindi è necessario a confessarsi con un ministro, con un sacerdote, quindi ricorrere a Dio, posso chiedere pentimento, certo in modo personale, ma la confessione sacramentale avviene sempre dinanzi a un sacerdote. Quindi ogni quanto ci si deve confessare? E anche qui parliamo dell'obbligo. Ogni cristiano che raggiunge l'età della ragione ha l'obbligo. Questo lo dice la, il catechismo della Chiesa, almeno una volta all'anno confessarsi almeno una volta e comunicarsi a Pasqua. Il vecchio catechismo, però 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 andiamo a, a dire altre cosette. Il buon cristiano non può accontentarsi di questo minimismo una volta all'anno, in particolare se noi parliamo del buon cristiano, eh, nel caso di un peccato mortale che aspettiamo alla Pasqua dell'anno successivo, c'è l'obbligo quando c'è un peccato mortale di intervenire subito, andare subito a confessarsi, subito dopo aver commesso un peccato mortale, alla fine di ottenere subito il perdono e quindi di evitare L'inferno in caso di morte. Non, lo, non se ne parla dell'inferno. Quasi che dice si, si terrorizzano i, gli ascoltatori, gli uditori, quelli che vengono in chiesa. Non si terrorizza nessuno, ne ha parlato Gesù, non sono terrorizzati. Noi la verità ci fa liberi. Esiste l'inferno. E se esiste l'inferno ci sono anche i dannati all'inferno. E chi ci va? Beh, si chiama mortale per questo, perché causa la morte spirituale e soprannaturale. E quindi la morte significa la non comunione con Dio, la non, la non presenza di Dio. E quindi la, il non Dio si chiama inferno. Allora ho l'obbligo, dopo il peccato morto, subito, senza rimandare, andarmi a confessare, immediatamente, altro che una volta all'anno. Una volta all'anno se dovesse avere i peccati veniali. Ma se io ho la coscienza di aver commesso un peccato mortale, ho l'obbligo in coscienza di andare subito a confessarmi. E quindi devo confessarmi prima di accedere alla comunione. Non si può andare a ricevere la comunione in stato di peccato mortale. Amiche e amici che state seguendo il programma, c'è purtroppo una triste abitudine, anche qui da noi, sono i funerali. E ci si accosta così a massa a pigliarsi alla comunione. Per Rispetto umano, perché bisogna farsi vedere dai parenti, e fanno tutti così. Lo, lo diamo all'anima dei morti. All'animaccia, direi: non lo posso dire che sono prete, ma mi verrebbe la voglia di dirlo. Non si devono fare queste cose. Si commette sacrilegio. Non possiamo fare la comunione se non siamo in grazia di Dio. Dobbiamo essere ben confessati. Non si fanno queste cose per rispetto umano. Allora dobbiamo chiarirci una volta per tutte le idee. Ecco perché veniamo qui alla radio paternamente, in modo fermo, ma anche in modo, diciamo così, chiaro, da, da dire, ragazzi, evitiamo di commettere un sacrilegio che è un altro peccato ancora eh, peggiore del peccato mortale. Bisogna confessarsi quando c'è un peccato mortale e soprattutto prima di ricevere la Santa Comunione. Quindi la confessione individuale integra... L'assoluzione costituiscono l'unico modo ordinario con cui il fedele, consapevole di peccato mortale, è riconciliato con Dio e con la Chiesa. Poi, nel caso dei peccati veniali, ci dobbiamo confessare, certo, e quando abbiamo peccato molto, il tempo. I santi si confessavano anche, il mio amato fondatore, padre Vincenzi dà, abbiamo iniziato la causa di beatificazione, si confessavano ogni due o tre giorni. Qualche santo anche una volta al giorno, io non dico adesso andatevi a confessare una volta al giorno, ogni tre giorni quando sono i peccati veniali, ma seguiamo il consiglio di San Pietro da Pietralcino. San Pietro da Pietralcino diceva, almeno almeno ogni 15 giorni, una volta al mese, quando avete peccati veniali, fatevi la confessione, anche perché la confessione non solo toglie i peccati, ma aumenta la grazia. E allora se aumenta la grazia, perché privarsene? E quindi si può benissimo accedere alla comunione i peccati veniali ma una volta al mese almeno ogni 20 giorni consigliamo lo consigliava San Pio posso permettermi anch'io che non sono santo è un prete ordinario un prete di campagna quindi lo posso dire anch'io, almeno una volta al mese quando non ci sono peccati mortali facciamo la confessione io mi confesso ogni 15 giorni padre vale. circa i, i peccati veniali perché è opportuno confessarli frequentemente e quanto mai opportuno il ricorso abituale, anche umile aggiungo, aggiungo anche fiducioso, quindi umile e fiducioso, al sacramento della penitenza perché? L'avevo detto a poc'anzi, perché intanto aumenta la grazia, poi corrobora la, la, la virtù, cioè aiuta a mitigare le tendenze negative che sono state ereditate a motivo del peccato originale e aggravate dai peccati mortali, dai peccati personali. Quindi noi consigliamo questo perché si tratta di entrare sempre più nella comunione, nella misericordia, nel cuore di Dio e poi forma una retta coscienza. Ricordate che noi abbiamo la coscienza, ci appelliamo alla coscienza, ma la coscienza può essere erronea o vera. Noi dobbiamo avere sempre la coscienza vera, retta, non la coscienza erronea. E poi offre il dono della serenità il dono della pace, per il fatto stesso che aumenta la grazia. Non si dimentichi poi l'importanza anche del rito penitenziale che si trova all'inizio della celebrazione eucaristica, con la quale si chiede perdono a Dio dei propri peccati, anche quando andiamo nella messa, diciamo. Ecco, quello è un modo per confessare pubblicamente i nostri peccati veniali, l'abbiamo già detto prima nelle prime battute di questa nostra trasmissione. Padre, come ci si confessa? E come ci si confessa? Andiamo al come. Allora, eh, innanzitutto ci si prepara: mai arrivare di corsa davanti al sacerdote all'ultimo minuto in chiesa che bisogna fare la confessione. Ci si prepara alla celebrazione del sacramento con momenti di preghiera e con una buona direzione spirituale. Amiche e amici che state seguendo il programma, ve la posso fare una, una domanda? Grazie della vostra compiacenza. Avete un direttore spirituale. Ognuno fa da sé. E ci vuole la guida spirituale. L'hanno avuto i santi. Ce l'hanno tuttora le anime di Dio. È una guida spirituale con cui possiamo confrontarci, che ci indica bene la strada del Signore. Se facciamo o meno la volontà di Dio, ci si confronta poi con l'esempio, con le parole di Cristo, cioè facendo l'esame di coscienza. Allora l'esame della nostra coscienza, preferibilmente leggendo un, br leggendo un brano della scrittura, dall'ultima confessione ben fatta fino adesso, è almeno 5-10 minuti, un quarto d'ora, mi fermo e vado ad analizzare la mia coscienza, a vedere se ho peccato. Quali peccati? Li inchiodo, li chiamo per nome, li so vedere. Quindi alla luce di quanto Dio ha fatto per noi, si riconoscono i propri peccati chiedendone perdono a Dio. Impegnandosi a cambiare vita, soprattutto in un settore particolare e lì noi facciamo il proposito. Io vedo che cado sempre nello stesso peccato. Per esempio, sono allenato alla bestemmia. Sono abituato alla bestemmia. Faccio il proposito. Vado e mi confesso. Ho bestemmiato. Mi concentro e quindi lavorerò. Eh, farò un lavorio su me stesso in modo tale che posso eliminare e poi eh, la bestemmia. Ci si reca poi dal sacerdote, quindi ho fatto la preghiera. Ho fatto l'esame di coscienza, ho visto quelle che sono i miei peccati, faccio il proposito di, di cambiare vita, di non ripetere gli stessi errori. Allora poi a questo punto vado dal sacerdote e iniziando col dire da quanto tempo, non mi confesso, quanto tempo è intercorso dall'ultima confessione, concludendo col dire che si intende confessare anche i peccati che non si ricordano. E quello della vita passata, quelli scortati. Quindi è bene dire io questo ricordo, però intendo adesso fare un atto di contrizione perfetta anche di tutto ciò che io ho commesso e che in questo momento non ricordo. Quindi si confessano poi i propri peccati, si ascolta la parola del sacerdote, perché il sacerdote eh, dà sempre un consiglio, una luce, un'esortazione, e, e poi si accetta la penitenza che viene data e si manifesta proprio. Eh, il pentimento motivato soprattutto dall'amore verso Dio e si recita l'atto di dolore o qualche altra formula simile e si accoglie con fede poi la soluzione del sacerdote. E io ti assolvo dei tuoi peccati nel nome del padre e del figlio spe... si ringrazia poi il Signore lo diamo il Signore per il dono sacramentale e allora ecco volendo uh, fare una sintesi e eh, dico eh, dopo che ci siamo presi un'altra pausa che ci sono cinque requisiti per fare una buona confessione che le diremo subito dopo non cambiate canale restate su Radio Eco Sud e soprattutto su Gemma TV mm. Qua di nuovo eh, ben ritornati, siamo a Cittanova, lo ricordo negli studi di Radio Eco Sud. Parlavamo della confessione. E ci vogliono dei requisiti per fare una buona confessione. Vado ad elencarne cinque. Se ne manca uno di questi, la confessione non è ben fatta e a volte rischiamo che non sia nemmeno valida. Allora, quali requisiti ci vogliono per fare una buona confessione? Primo, l'esame di coscienza deve essere fatto con calma. Non si va mai di corsa, non si va senza aver riflettuto. L'esame della propria coscienza, poi il dolore dei peccati, cioè mi pento veramente, ho sbagliato, sono pentito, e sono umiliato, e sono dispiaciuto e non si va a cuore leggero alla confessione. Quindi ci vuole l'esame di coscienza, il dolore dei peccati, poi la risoluzione di non ricommettere gli stessi peccati, almeno mi ripropongo. E di non ricadere negli errori. E dice, ma poi ci ricasco, non importa, ma in quel momento, dinanzi a Dio, sinceramente voglio non ripetere. Beh, questa deve essere una condizione essenziale, fondamentale. Se manca non è valida la confessione. Quindi esame di coscienza, dolore dei peccati e risoluzione di non più commetterli. Poi devo fare la confessione integra, cioè elencare tutti i peccati di cui ho avuto coscienza. E non se ne tralascia qualcuno per vergogna perché ho, ho, ho paura del giudizio eh, del sacerdote chissà sa che pensa, chissà che non pensa meglio che questo non glielo dico e, e dico soltanto quello che magari è leggero nascondendo qualche peccato, non sia mai allora meglio non fare la confessione allora ci vuole l'esame di coscienza e ci vuole il dolore dei peccati la risoluzione dei non commetti la confessione integra senza tralasciare nessun peccato e alla fine la penitenza che ci dà il sacerdote quindi dice per penitenza fai questo e quello, dice quello e quello. Ecco, lo dobbiamo fare. Questo, eh, credo, lo ricorderete dal catechismo fatto quando eravate piccoli, altrimenti quello ecco, abbiamo eh, voluto ricordare questo pomeriggio attraverso i nostri microfoni. Ma quindi, padre, basta un'accusa generica dei peccati? Eh no, 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 eh, per, proprio per nulla. Non che non basta un'accusa generica. Abbiamo parlato, abbiamo detto... Deve essere una confessione integra e i peccati vanno chiamati per nome, vanno inchiodati e va eh, riprovato qualsiasi uso che limiti la confessione a un'accusa generica, ad esempio il dire padre, mh, ho peccato, sappiamo, siamo tutti peccatori, mi dia la soluzione. È un fico secco, io non do mica la soluzione così. Viene un penitente o una penitente, mi dice padre ho peccato. un'accusa generica. E allora che, che senso ha? Non ha nessun senso. Eh, oppure eh, la, soltanto eh, mi dia, dice: di quello che mi ricordo ultimamente, padre, ho peccato. Mh, beh, faccia il Signore sa. E il Signore sa, lo devi sapere tu. E quello è anche un modo di umiliarti: un modo di, di, di essere vero di fronte a te stesso, di fronte alla Chiesa, di fronte a Dio. O soltanto di uno o più peccati ritenuto più significativi. Tante volte dicono padre. Qualche bestemmia e qualche cosa. E, e, e poi non hanno la coscienza del peccato degli altri peccati. Capitano questi fatti, eh? Ve lo dico. Ma sono 44 anni che faccio il prete, tanti vengono là, dicono padre, solo qualche bestemmia qualche volta così. E poi vai a. Ma permettete che posso fare qualche domanda non per fare il carabiniere o il fiscale. Ma scusate, a messa la domenica siete andati. Ah no, quando è possibile? E allora questo non è un peccato. Ah, peccato, è certo. E allora, e questo l'ho fatto pure. Non avete mai, vi siete mai arrabbiati? Sì, e questo l'ho fatto pure. Se andiamo a fare la lista, praticamente ci sono tutti poi peccati. Quindi una confessione generica così non basta, non è, non è sufficiente, rende invalida la confessione. Il cristiano è tenuto all'obbligo di confessare, secondo la specie e il numero, tutti i peccati mortali. C'è l'obbligo. Sono stati commessi dopo il battesimo non ancora accusati nella confessione e di cui abbia piena coscienza dopo un diligente esame. Questo capita se non si fa bene l'esame di coscienza, se ha la fretta, la corsa e se va così per abitudine. Ma se vogliamo fare le cose per bene di fronte al Signore, che possono anche aiutarci ad elevarci, a crescere nella via, il cammino di santità, bisogna fare le cose per bene. Quindi padre, come, come faccio a sapere che cos'è peccato e che cosa non è peccato? Mi basta... Solamente prendere in considerazione i dieci comandamenti? I dieci comandamenti, adesso lo vedremo più avanti, ci sono i precetti della Chiesa, ci sono altri obblighi che noi andiamo ad elencare, ma già basterebbe sui dieci comandamenti, se fatto bene un esame di coscienza, già saremmo a cavallo. Ma ora lo vedremo strada facendo. Padre, nel confessarsi, eh, bisogna confessarsi con la grata oppure faccia a faccia? Beh, bella domanda. Questo, questo mi verrebbe la voglia di dirti c'è una domanda di riserva, ma non ve lo posso dire perché se la fate la domanda la devo, devo pur dare una risposta. Intanto c'è una legislazione della Chiesa che si chiama diritto canonico, è valida per tutta la Chiesa latina. E c'è un canone, il canone 964, paragrafo 2, che dice qualcosa al riguardo. Il codice di diritto canonico afferma al riguardo: dice i confessionali siano provvisti di una grata, i confessionali, una grata che però sia fissa, eh, così che i fedeli che lo desiderano possano liberamente servirsene. Queste sono le parole testuali del Codice di diritto canonico. Dunque, al penitente deve essere innanzitutto assicurata la possibilità di confessarsi con una grata o senza la grata, deve essere il penitente che dica padre, no, no, meglio faccia a faccia, preferisco un dialogo e noi per noi è secondario il discorso della grata o non grata, portante il pentimento che ci sono i requisiti della confessione, come abbiamo detto poc'anzi. Poi però, se c'è qualcuno che preferisce anche a livello psicologico avere la, la sua confessione in un confessionale con una grata, noi sacerdote dovremmo. E stare all'indicazione del penitente. Grazie. Prego. Padre, lei prima parlava di esame di coscienza, ma come si fa eh, l'esame di coscienza accurato? Ecco, questa è una bella domanda, rispondo ben volentieri perché è un'invita a messa. Voi altri dite un'invita a nozze, io siccome nozze, la, la mia sposa è la Chiesa, quindi dico un'invita a messa. E come si fa un diligente esame di coscienza? Allora, intanto lasciandosi illuminare dalla parola di Dio. La parola di Dio, se vede la Bibbia, dobbiamo essere illuminati dalla Bibbia. Infatti, è la parola di Dio che rivela il peccato. È la parola di Dio che ti rivela il peccato, invita la parola di Dio alla conversione, la parola di Dio esorta al bene, la parola di Dio incoraggia a operare imitando Cristo, la parola di Dio annuncia la misericordia di Dio che lava il peccato dell'uomo, come lo lava, con il sangue di Cristo e dona la grazia dello Spirito Santo che santifica l'uomo. In particolare, vedete, si può fare un buon esame di coscienza passando in rassegna i dieci comandamenti, l'abbiamo detto poco fa, mi hai fatto la domanda, le Beatitudini evangeliche, e uno va a vederle, i precetti della Chiesa non ce li ricordiamo, non se ne parla più, non se ne parla proprio. Si vede a questo riguardo. E, diciamo così quello che sono le indicazioni della chiesa basterebbe chiedere al proprio parroco alla catechista alla suora quindi dieci comandamenti le beatitudini i precetti della chiesa e si fa un buon esame di coscienza poi se uno io vedete su questo posso parlare per esperienza e più siamo eh, delicati più siamo precisi più entriamo nella comunione col Signore e più riusciamo ad avere una vista acuta e andiamo a notare anche tutto ciò che imperfeziona, non solo i peccati eh, Padre Ida di Venerata Memoria diceva, attenzione che poi a furia di affinare lo sguardo furia, più entriamo in comunione con Dio non notiamo solo all'ingrossi peccati mortali o i peccati mortali, a volte anche le imperfezioni cioè chi fa un cammino serio di santità lavora anche per eliminare le imperfezioni è molto importante questo. Ma intanto andiamo a fare le cose come dice la Chiesa, senza fare senza strafare. Andiamo a vedere i dieci comandanti, i precetti della Chiesa. L'esame di coscienza su quello deve averte. Padre. È possibile confessarsi durante la Santa Messa? Sì, la possibilità c'è, però allora spiego: è possibile, ma non è opportuno confessarsi durante la Santa Messa non si possono celebrare bene due sacramenti contemporaneamente meglio confessarsi prima o comunque al di fuori della Santa Messa c'è alcuna abitudine nelle chiese mentre il sacerdote celebra uno va dal confessore, si confessa interrompe la messa, chi, va, chi viene oddio mio, meglio di niente si potrebbe, non è proibito però mi pare che non sia opportuno meglio la confessione farla con calma prima o eh, al di fuori della messa la celebrazione della confessione durante la messa dà luogo a una eh, sovrapposizione che finisce per danneggiare eh, questi due eventi di salvezza secondo me non è opportuno meglio farla consiglio esorto vivamente a farla fuori dalla celebrazione si raccomanda quindi ai fedeli di accostarsi al sacramento della penitenza fuori dalla celebrazione della messa scegliendo un momento di calma calma eh, per chi? tanto per se stessi, ma consentitemi, un momento di calma anche del sacerdote, anche il sacerdote tante volte ha tanto da fare. Scegliete un momento in cui il sacerdote è lì in chiesa che è, è disposto ad accettare le confessioni, quindi ci vuole la calma sia per il penitente e anche per il ministro della riconciliazione. Padre, ma il confessore è tenuto sempre al, al segreto? Ma ci mancherebbe pure, certo, senza esitazione, dico certamente, senza alcuna eccezione, e sotto pene molto severe, molto severe. Egli deve mantenere l'assoluto segreto, noi diciamo il sigillo sacramentale, circa i peccati confessati dai suoi penitenti, a costo anche di rimetterci la propria vita. Noi abbiamo avuto dei martiri su questo. Non, hanno, non è capitato in 2000 anni di storia tutti i peccati sono stati commessi, ma non c'è stato ancora un caso di un sacerdote che abbia svelato, anche sotto tortura, i peccati dei penitenti. C'è subgravino, diciamo in latino, peccato mortale, e addirittura il, il sacerdote non deve ricordare i peccati di un penitente o di una penitente. Se li ricorda, poi dice, ah, guarda un po' quello che andava a commettere. Se, se lui si sofferma e li ricorda, commette peccato lui deve buttarle nella misericordia di Dio, come un sassolino nell'oceano. Sono state confessate lui a nome e per conto eh, il padre e il figlio della Santissima Trinità non deve più ricordare né pensarle nella sua testa ci mancherebbe pure che non mantenesse il segreto sì, sì, a costo di, della vita Padre, abbiamo parlato prima di assoluzione alla fine della confessione tutti possono ricevere l'assoluzione? No, non possono ricevere validamente la soluzione i penitenti che vivono in stato abituale di peccato mortale. E, e quello non, non possono, per esempio, mh, so di essere impopolare, ma lo devo dire, i divorziati risposati. e risposati, non possono ricevere la soluzione se non hanno e con colloquio e non facciamo un certo cammino di, di, di revisione di vita, di conversione, si possono fare delle aperture, certamente il Papa ci invita a vedere caso a caso, però non dobbiamo ragionare all'ingrosso e, e qualora non intendono cambiare la loro situazione. E, e abbiamo detto che per, per avere la confessione valida ci vuole il proponimento di non più commettere alcun errore o comunque nella gradualità di trovare una soluzione. E quindi, non è che la, la soluzione basta, la si dà così. In ogni caso, il peccato non viene perdonato se non c'è il pentimento personale, il proposito di non farlo più. Alcuni peccati, poi particolarmente gravi, puniti con la scomunica. Eh, ancora esiste la scomunica, alcuni peccati sono riservati, non se ne parla, io ne parlo. Per esempio, nella nostra diocesi c'è un peccato che è riservato al vescovo, cioè i preti non lo possiamo assolvere. Bisogna andare dal vescovo, comunque chiedere la delega al vescovo. Alcuni peccati sono riservati al solo papa, solo al Papa, E quindi i sacerdoti possiamo poi essere delegati per fare questo. Qui da noi, nella diocesi di Oppido Palmi, da dove stiamo trasmettendo, c'è il peccato dell'aborto, che è riservato al vescovo. Una donna viene e dice, padre, io ho abortito, e non ti posso assolvere figlio. Aspetta, vado a chiedere la delega al vescovo, se non deve andare direttamente al vescovo, per dire come deterrente la gravità di questo peccato. In passato c'era anche la calunnia per mezzo della, delle lettere che si mandavano in modo anonimo. Erano peccati gravi, che è un vezzo qui da noi, dalle nostre parti. Si rovinano le reputazioni, le persone, eh, con le lettere anonime, con delle calunnie, con delle falsità. È un peccato grave, mortale, altro che... E allora questa era riservata al vescovo in passato, per dire la gravità. In caso eh, di pericolo imminente di morte, questo lo dobbiamo dire, qualsiasi sacerdote può assolvere da ogni peccato o da ogni scomunica, ma deve essere il pericolo di morte. Padre. C'è relazione tra la celebrazione del sacramento della confessione e la vita quotidiana? Ebbene, eh la celebrazione mh, è strettamente legata alla vita quotidiana. La celebrazione del sacramento, no? Il rito della penitenza, certo. Eh, confessandosi, che cosa avviene? Si prende l'impegno davanti alla comunità, si prende l'impegno davanti a Dio di ritornare a camminare nella scelta cristiana fondamentale eh, di operare tutto ciò che Cristo ha proposto come via per la vera definitiva liberazione dell'uomo per la piena e gioiosa comunione con Dio e con i fratelli. E dice la prima lettera ai Corinti, non so se la ricordate, dice: siete stati lavati. Siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo, nello Spirito del nostro Dio. Dunque camminate nella vita nuova, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Gira e gire, i sacramenti sono stati istituiti da Gesù Cristo per santificarci, non per umiliarci. Siamo per diventare sempre di più figli di Dio e fratelli tra di noi. E voglio terminare con un saluto particolare. E a tutti voi che avete seguito il programma, ringrazio e saluto Concetta. Grazie, un caro saluto. Ringrazio e saluto Marino. Grazie a voi e un saluto a tutti. Ringrazio il nostro professore Mimo Calogero e un caro saluto a voi, cordialissimo, e che Dio vi benedica.